Allora, eccoci qua, vediamo se... Sapetemi dire se si sente, dato che non ho le cuffie collegate. Fiamma, ciao Fiamma. Bene, 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 grazie, con te. Si sente bene l'audio. Anzi, aspettate che metto gli occhiali perché se no non ci vedo una mazza. Ciao Francesco, quella della... Ah, grande, grande Adam. Ottimo, ottimo, perché ogni volta all'ultimo sempre qualche problema e non sono mai sicuro. Poi devo anche cambiare cuffie perché... Non le ho collegate al microfono perché si sentiva un brusio di sottofondo e dunque ho dovuto rimuoverle. Quindi non sento i suoni, non sento la mia voce. Cioè la sento ma non tramite il microfono. Bello della diretta. Tra l'altro, ciao Perla, tra l'altro anche l'altra volta, durante la prima live, ho fatto un casino. Era partita la live senza interfaccia, senza video, un casino, ho dovuto farla ripartire 3 volte, 2 volte. Come state? Non siete a guardare Sanremo questa sera? Bravi, fatemi compagnia. Temevo che non entrasse nessuno per via. Buonasera, Cristina Marrano. Come va? Temevo che non entrasse nessuno per via che c'è appunto Sanremo. Ciao Gianluca, ciao Gianluca Guadagno, ciao Gianluca. Ieri sera ho fatto la seconda live su TikTok, o TikTok come piace chiamare, Ekate, Kakaroto Uzumaki, Kakaroto Uzumaki, la fusione di Naruto e Goku, ciao. Non ne parliamo che nella live di Hecate, non sentivo la mia voce, ho urlato come una matta, altro che se... No, ma mi ricordo Tic Tac, esatto, Tic Tac. No, mi ricordo che invece era un soft spoken, a me piaceva, perché quella live l'ho vista. Ciao Luca, ciao, buonasera Luca, buonasera. Come state, ragazzi miei, come state? Come state? Come state? Oggi mi sono portato un bordello di oggetti per fare questa live. Un bordello di oggetti, c'ho il tavolino pieno qua di oggetti. Tra l'altro, ho preso anche queste palline che teoricamente dovevano essere fosforescenti, luminescenti, ma non fanno niente. Cristiana, non c'è cosa più bella di addormentarsi con una bella live. Lo russo dice preferisco un buon ASMR che Sanremo. Brava, grazie, ciao, buonasera. Neanche io guardo Sanremo, bastano i meme su Instagram, ecco infatti. Ciao Rebecca, le palle, esatto, le palle inutili queste, veramente, che poi tra l'altro sono appiccicose, quindi si attaccano anche tutte le sporcizie, quindi non è il caso. Non è il caso. Ciao, ciao. Allora, ho preso questo squishy l'altro giorno, però devo dire comunque, ieri, giusto ieri, no, o l'altra volta, in là, perché non mi ricordo se è la prima volta della live su TikTok, insomma, TikTok.
parlavo del fatto che ultimamente mi sono piombati un sacco di haters, tanti di quegli insulti creandosi gli shorts, e ne avevo parlato anche in una diretta di Ekate.dicotai ASMR. Avevo scritto tra i commenti che mi sono piombati un sacco di haters. Sì, ma a parte TikTok, anche sugli shorts di YouTube, che ho cominciato a fare gli shorts perché sono utili a far conoscere ad altra gente il canale, un sacco di insulti, ma a me diverte però. A me diverte leggere queste cose. Francesco Pompeo, ciao Fra, come stai? Benissimo. E tu, Francesco, grazie di essere passato qua in live, grazie mille. Ma sì, Luca, veramente, sì, perché gli short capitano a chiunque, perché scorrono a random. Sì, però c'è anche tanta gente a cui piace guardarli, quindi c'è tanta gente anche che si iscrive al canale, infatti un sacco di persone si sono iscritte dopo che ho creato questi short, quindi c'è chi se ne alla fine. Però devo dire che la cosa mi sta aiutando, perché utilizzerò questi haters per creare contenuti, quindi ho già in mente un video in cui leggerò e risponderò a questi fantomatici haters, quindi devo solo che ringraziarli perché sono stati d'aiuto per uno spunto di contenuto. Buonasera Nico Farini, buonasera. Fra, non guardi Sanremo? Chiede Francesco Pompeo. No, non guardano, non mi è mai interessato, onestamente no, non mi è mai interessato. Si trova io? Cosa si trova io? Tutto fa pubblicità, infatti se hai haters significa che stai crescendo, quindi a me va bene. Ma sì, me ne frega, ma non mi sono sempre in realtà divertito a leggere certe, ma poi perché poi alla fine sono ragazzini, cioè non gli si può dare neanche una colpa. Beh sì, in realtà sì, però vabbè dai, io non me la prendo, ecco, sul personale. Sì, una delle tante, infatti anche io avevo fatto un video a riguardo, comunque sono tutte interazioni, quindi aiutano il canale a crescere. E infatti, appunto, la penso come te, infatti tutta pubblicità, esatto, vedrete anche un video a riguardo. Tra l'altro vi anticipo che domani uscirà un nuovo video, ok, ho fatto un nuovo video del professore SDR, professore antipatico per non dire altro, che uscirà domani. Quindi non perdetevelo, lo faccio uscire all'una e tre quarti come al solito, io pubblico a questi orari stramboidi. Chi ti piace di Sanremo? Nessuno, perché non so neanche chi c'è, non ho visto niente di Sanremo. Im Ambrosino, oh my god, OMG, una love, una live, esatto, ciao Diana, ciao Beppe Luce. Qua qualche video soft spoken, aspetta. Se vuoi adesso faccio un po' di soft spoken. Che bello il prof antipatico, sì, per non dire altro. Dovresti fare il video youtuber antipatico che risponde male agli hater. È grande fiamma, bellissima idea questa. Questa me la segno. Brava. Questa è veramente un'idea carina, devo dire. Diana, qual è il tuo anime preferito? Me l'hanno chiesto anche ieri sulla live di TikTok. Io di anime ne ho visti veramente parecchi. Ultimamente mi sono visto Bakianma, la parte finale, che è veramente figa, quindi se vi piacciono gli anime andate a vedere Baki, che è veramente fighissima come anime. Poi Tokyo Ghoul mi sono visto, che è anche bellissimo, stupendo come anime. Boh, poi soliti classiconi, Attack on Titan, poi Inuyasha, boh, Naruto, anche se boh, potrebbe essere One Piece, non ho guardato, poco, devo dire la verità. Poi ce ne sono tanti altri,
Fatemi One Punch Man, che è simpatico, è un anime comico, diciamo, però è veramente figo. Fa poi... Ah sì, i video in dialetto, vero Luca, hai ragione. Devo portarli assolutamente perché io mi diverto un casino a farli. Ciao Andrea Vacca, ciao, grazie di essere passato qua in live con noi a tenerci un po' di compagnia. Meraviglioso, ottimo, sono contento. Se è un'altra live, eh sì, mi sono sentito un po' in colpa perché questi giorni ho fatto due live su TikTok e mi sono detto, ma i miei poveri iscritti su YouTube che penano ogni volta che mi chiedono, mi implorano ancora un po' di fare live perché ne ho fatta solo una finora. Mi odieranno se vengono a sapere che ho fatto live su TikTok e non qua. E dunque mi sono detto oggi faccio live. Ogni tanto mi vengono belle idee, ma no, dai, sono sicuro che sei un vulcano di idee, secondo me, da quel poco che ho visto. Non ti conosco benissimo, anzi devo andare a vedere anche il tuo canale, perché se non sbaglio fai anche video. Non mi ero accorto che fossi in live, sarà, se non sarei entrato molto prima, boh, ma è appena cominciata, tranquillo. Prossimo mukbang, ho già registrato un video in cui mangio la pasta con lo spezzatino reale, buonissima, deliziosa. Sì, così mi rilasso dopo il lavoro. Ottimo, Cristina, sono contento di contribuire al tuo relax. Com'è andata al lavoro oggi, Diana? E invece il film? Film. Onestamente, non so perché mi piace un casino Interstellar, anche se comunque. Da nerd, sono amante del Signore degli Anelli, dell'Hobbit, di Star Wars. Direi che questi sono i miei film preferiti. Harry Potter. Questi qua. Fantasy, fantascientifico. Francia, ti consiglio, ahimè, Noippo. È strabello come anime, me lo segno. Grazie. Di cosa parla? Ma sì, anche su TikTok. No, sono anche su TikTok. Stesso nome, uguale, non puoi sbagliare. Io sono boomer, non me lo filo TikTok, meglio YouTube. Boh, ma sì, ma in realtà sono andato là perché c'hai più visibilità, quindi magari mi faccio anche pubblicità al canale. Anch'io non ero molto propenso all'inizio, anche perché non sapevo che contenuti portare. Ciao Simone Trezzi, ciao, come va? Come va? Come va? Grazie di essere passato in live. Non ti perdi niente, anche se mi piacerebbe cominciare dei video, sembrare, ma sì, dai, anche perché secondo me c'è una voce adatta da quello che ho sentito dalla live. Siccome sono appassionato delle foto, ho comprato la Z9, che ne pensi? Cacchio, dovrebbe essere strabuona la Z9, perché ultimamente che Nikon Z9 dovrebbe essere tornata al top, la Nikon con l'ultimo modello uscito che mi pare appunto la Z9, o sbaglio. Guardi serie, se sì, qual è la tua preferita? Serie Big Bang Theory intramontabile. Oh, I Met Your Mother, molto carina. Non è un capolavoro di serie, però è simpatica. Poi Bad Friends, intramontabile anche quella. Altre serie. Mi ricordo che una volta mi guardavo, quando ero più piccolo, guardavo, come si chiamava, La vita secondo Jim. Grandissima La vita secondo Jim. E anche Tutto in famiglia, quando ero più piccolo. Io sono poco nerd, però a volte gioco, tu giochi, ah, io gioco di tutto, cioè gioco ai Souls-like, che non so cosa sei, non so se sai cosa sono. Sono giochi che fanno bestemmiare perché sono abbastanza impegnativi, tipo Dark Souls, Demon's Souls, poi gioco Fortnite. Poi Blasphemous, che è un po' di nicchia, quindi no, probabilmente non lo conoscerà nessuno. Poi Crash Bandicoot, come potete vedere anche dalla figure, che ormai è la mascotte del canale. Poi tanti altri, cioè io cambio tanti, io sono un appassionato, quindi
Buonasera, il vero Gobbi. Cambio un po' trigger, dai. Una spugna per lavare i piatti, cioè vedete che il live è un po' da pezzenti, no? Scherzo. Hai ragione, il film di Interstellar è uno dei più belli che abbia mai visto, è un filmone quello. Adam è tipo una sorta di Rocky Balboa, versione anime, cioè la storia è carina, poi c'è tutta la trama intorno, figo. Ho sentito parlare bene anche di quell'anime che parla di partite di basket, che non mi ricordo come si chiama però. Martina, Martina Blu da Badì, 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 Blu da Badì. Ciao, sono passato a farti un saluto, anche perché non posso rimanere da fare, spero di beccare un'altra live, ma grazie mille Martina di essere passata, scusa, ogni tanto mi blocco, di essere passata in live a salutare. Buona serata, ci vediamo alla prossima, dai, ne farò sicuramente delle altre. The Walking Dead, altra, sì, però mi sono perso un po' perché dopo un po' ho smesso di seguirla, dovrei anche riprendere. Ma è finito The Walking Dead o no? Non ho idea. Che lavoro fai? Posso chiedere? Silenzio il telefono, scusate ragazzi. Fotografo, ti do un'idea se vuoi, se magari nella prossima live porti Brawl Stars o Fortnite e giochi con gli iscritti in live. Brawl Stars non mi piace tantissimo. Stavo giocando a quel gioco, quei personaggi della Warner Bros. Che si chiama, oddio, non mi ricordo più perché l'hanno stoppato, perché era una sorta di beta, l'hanno stoppato, lo rifaranno, lo faranno riuscire non so quando. Però sì, voglio portare anche gameplay in live, però devo prendere l'adattatore per la camera, perché se faccio video gameplay voglio fare come i pro, voglio che si veda anche il mio bel faccino. Vi consiglio, è molto carina, si chiama Atypical. Ah sì, anche quella l'ho vista, molto bella. Sì, Atypical, ve la consiglio anch'io, molto simpatica, molto molto bella, che tratta tematiche importanti, che il ragazzo è malato di oddio, autismo può essere, oddio, non vorrei fare una gaffa, fiamma, correggimi, non mi ricordo se era autistico. Il ragazzo di Atypical, porterai un altro gameplay, sia su, e dovevo registrarlo tra ieri e oggi, ma alla fine non ci sono riuscito. Registrerò domani il video gameplay. Capito? Io gioco a fighissimo Far Cry, intramontabile Tomb Raider, un classico, chiudere il vecchietto nella stanza. Nella stanza frigorifera, e più che altro gli spara tutto, quindi immagino COD. Tu sei più su Gen Fantasy, una volta giocavo a COD, più che altro a zombie, no, anche gli spara tutto. Sì, fantasy, come, comunque invece un bordello sia per quanto riguarda i film, ma anche i videogiochi. Infatti Final Fantasy uno, è una serie dei giochi che preferisco. Una delle serie di giochi che preferisco. La spugna dovrei vedere come arrangiare. Esatto, come arrangiare. Ma no, a me piace un casino il suono che fa. Non so voi. Ciao Melissa Oberdan. Kurukos Basketball, mi pare di sì. Mi pare di sì. Buona serata a tutti, Maria Carmela Sudano, ciao Maria Carmela, ciao, che bello vederti qua con noi. Anche io devo riprenderla, ma sì, perché, ma è finito, cioè, The Walking Dead è finita come serie, perché non ne ho idea, se qualcuno di voi lo sa, senza fare spoiler ovviamente, perché sennò vi banno a vita.
Luce, mi piacque tanto il video dove lavoravi su una foto con Photoshop, potresti portarne altre se sei davvero bravo. E infatti pensavo, mi dispiaceva aver abbandonato. Giusto che stiamo parlando di videogiochi. Mi è un po' stufato. Marra, non mi ricordo che sia neanche Flame. Dovrò riguardarmi perché non mi vengono in mente gli altri. Achille Bardini, grande Achille, il troll dell'altra volta. No, scherzai. Ciao Achille.
Raffaele Poli, ciao, io amo i tuoi ASMR. Grazie Raffaele, grazie mille. Buonasera, devo studiare. Va a studiare Tiziano, mi raccomando, qua non vogliamo distrarre le persone dai propri doveri, eh. Attenzione. Grazie comunque di essere passato in live e di aver fatto un saluto. Sarà contento di saperlo, comunque sono loro il cerbero, ah, grazie. Grazie della delucidazione. Dopo andrò anche a rivedermi chi è Flame, perché mi ricorda qualcosa. Ciao, ti ricordi? Ricordi i prank? I prank che facevi tu nella live, sicuramente. Stanno picchiando su Twitch, Mara, mi sembra che ora faccio il programma con Fedez. Ah, è Muschio Selvaggio. Però non ho mai visto Muschio Selvaggio. Ho saputo della sua esistenza solo nel momento in cui è venuto fuori il dissing tra Fedez e quell'altro là. Dio, quei nomi faccio schifo. Qual è il tuo video ASMR preferito di quelli che hai fatto te? Bella domanda. Fammi pensare. Di quelli che ho fatto, sicuramente il primo video del professore antipatico. Forse non aprite questo video, quei video un po' fuori di testa. Io vado via, però prima mi iscrivo su TikTok, grande Xater Games, Xater, spero di aver pronunciato giusto, grazie mille. Achille Bardini, di dormire, ricordi il prank di dormire? Che prank di dormire? Fiamma, sì, quello. Come hai scoperto l'ASMR? L'ho scoperto tanti anni fa, in un momento in cui ero veramente stressato al massimo, non riuscivo a dormire, mi sono scritto su YouTube video rilassanti, mi sono capitati questi video ASMR, poi da lì mi sono innamorato alla follia. Tra l'altro, le prime ASMR artist che ho scoperto sono state appunto tipo Carlotta ASMR, Daisy Magic e Gotay, sono state le prime, poi successivamente Chiara ASMR, dopo di loro, però le prime sono state Gotay e Carlotta ASMR, che era Le Note del Silenzio, quel periodo, quell'epoca, aveva l'altro nome vecchio, e poi Daisy Magic. Achille Bardini, grazie per il video dedicato. Di nulla, Achille, di nulla. Io dico con calma, rispondo un po' a tutti. Federico, questa è la mia prima live. Grazie Federico di essere passato. Grazie. Ora ti cerco anche su Instagram, pure sono boomer, grande fiamma. Quale onore. Diana Diacono. Io non ho TikTok, mi spiego, tranquilla, l'importante è che tu sia qui con noi adesso su YouTube, anche se non sei su TikTok, pazienza. Achille Bardini, per il video dedicato ti ringrazio, di nulla, grazie a te del supporto. Gotay il top, esatto, mi è sempre piaciuto, mi ricordo quando faceva i video che decorava il legno, adoravo quei video. Il tuo video che mi piace sul tuo canale, mi sa che quello col titolo, sono veramente... Ragazzi, sono veramente euforico, ma quando fai 500.000 euro in un solo mese, e badate bene, in un solo mese, e questi sono solo i primi soldi, ne stanno arrivando tanti altri, mi raccomando cliccate sul link, se volete sapere qual è il mio segreto. Quel video mi sono divertito troppo a farlo, perché quello era un meme stratosferico. Iscritta, grazie fiamma, grazie. Intanto ho un po' di sete, mi ero portato anche, mi ero portato da bere, vabbè, fa niente, mi sono perso. Questa spugna fa dei suoni fantastici. E tanto che fai video ASMR, ti ho scoperto da Ecate, e sì, video ASMR li faccio da un anno e mezzo circa. Per dormire mi
precisamente a riguardarlo, ma veniva solo che da ridere. Sì, solo se quelle il guaio di questa spugna è che dopo un po' mi vengono le mani grigie, c'è molla colore sta cosa, quindi. Ciao Francesco, sono iscritta da poco e mi sto recuperando tutti i video, ti ho conosciuto proprio grazie al video di Halloween di Kotai. Ma che bello, grazie, effemera. Effemera, giusto, l'accento è giusto, spero di sì, perché effemera, grazie mille, mi fa davvero tanto piacere. Bellissimo quel video collaborazione con Kotai, nel quale lei faceva pod e io facevo l'inserviente fantasma, fantastico, mi sono divertito un casino a fare quel video. Diana Diacono, grazie mille anche per il video dedicato, anche perché non mi aspettavo una pizza commosa. E sì, infatti mi sono detto, ma a parte che mangiare tutta quella roba in un unico spezzone, anche perché mi piace fare tutto insieme, non piace fare aspettare un po' e dopo, cioè mi piace fare tutto una volta, sarebbe stato un po' problematico, boh, forse mangiare una fetta anche no. Però mi sono appunto chiesto cosa potrei fare invece di una pizza vera. Ho trovato sta cosa in edicola, ho detto ma sì, dai. Anche se quel video fa ridere, super rilassante, anche quello dell'assicurazione sulla vita che cercavi di trovare in modi assurdi, anche io mi diverto a fare sti video fuori. Se non vi dispiace bevo un po' con questo. Voglio far pubblicità di alcolici. Mi parlo una birretta, scusate ragazzi. L'ho versata anche stramale, è venuta tutta schiuma. Come dice Xater, ultimamente stai crescendo molto su YouTube e ho visto che anche su TikTok hai già 1400 follower, di questo passo al certo obiettivo dei 10.000 iscritti in pochissimo. Sì, però sapete qual è il mio dubbio? Il mio dubbio è questo, no? Cioè, io non vorrei che facendo tanti shorts, non vorrei attirare persone che sono interessate solo a quei video da 15 secondi, da un minuto massimo, e che quindi poi non mi si filano nei video normali, perché mi interessa avere un'interazione nei video, quelli lunghi, cioè non mi frega niente di avere, non so, 200 mi piace.
piace negli shorts e poi magari avere, non so, neanche 1.000 visualizzazioni sui video lunghi, no? Cioè voglio che sia una crescita proporzionale, che quindi la crescita sia corrispondente all'interazione che ho con i miei iscritti nei video classici di YouTube. A me piace molto guardare le foto, mi rilassa. A me non piacciono gli short, mi piacciono i video lunghi. Sì, anche io amo guardare, difatti ultimamente mi sono preso anche qualche libro di fotografia. A me non piacciono gli short, diciamo che sono dei video un po' così, cioè anch'io all'inizio non ero molto propenso a dire la verità, poi a realizzarli mi sono anche divertito un sacco, perché magari devi, sai cos'è? È che ho provato anche a fare questa cosa perché ogni tanto uscire dalla propria comfort zone aiuta a crescere, no? Se invece ti fissi a fare magari solo una cosa, maturi secondo me più lentamente, soprattutto anche a livello artistico, secondo me, dopo magari, cioè, è un'opinione che è sicuramente opinabile. Però anche per quanto riguarda la fotografia, ho sempre cercato di sperimentare, perché appunto secondo me sperimentando si cresce molto. E anche in questo caso con gli short è tutt'altra cosa, è tutt'altro format di video, no? E quindi mi sono dovuto un po' adattare nel crearli e mi sono anche divertito. Però concordo sul fatto per quanto riguarda gli ASMR. Anche per questo, per i video ASMR, sicuramente io preferisco quelli lunghi perché sicuramente con i video di 1 minuto, cioè, non mi addormento mai più. Soprattutto gli short e anche i video di TikTok sono maledetti perché tu stai là come uno zombie a scrollare 3 ore tutta la sera e dopo ti ritrovi dopo 2 ore e mezza ancora là sul cellulare. Anche se ormai non faccio più YouTube. Cosa facevi? Gameplay? Immagino dal nome, penso gameplay. Come mai non fai più video? Tanto bevo un po', scusate. Insieme a voi, a me piace parlare di diverse cose, non potrei avere un canale monotematico. Vado a periodi, ci sono periodi in cui mi fisso con qualcosa, ma poi devo cambiare, se no mi annoia, vedi, allora anche tu fai la stessa cosa e fai bene, secondo me. Avete messo mi piace alla live, mi raccomando. Beh, mi pare di proprio di sì. Bravi, grazie. Allora, innanzitutto, adesso muterò un attimo l'audio perché voglio cambiare questo per fare trigger col gatto morto. Ditemi se vi piace. Eh sì, ma sono tu fiamma, sei brava, lo so che sei brava, grazie mille. A me piace il doppiaggio, che comunque la voce serve. Quindi magari provando a fare un po' di ASMR migliorerò anche le metodiche. Fai doppiaggio, che figata, ma già i video di doppiaggio sul tuo canale perché me li vado a vedere dopo, eh. Oh, professional, mi piace, ottimo, sono contento. Io avrei voluto fare le tue pietrine.
difficile, deve essere fighissimo. Sì, deve essere una figata assurda. Cioè, mi piace un casino quando vedo le persone fare le voci di 1000 personaggi. Adoro quel format di video. Beh, allora, non so, inviami il link perché sono curioso.
magicamente 35 like. No, siamo a 34, eh. Non siamo a 35, siamo a 34. Filippo Berri, Fortnite, il prossimo gameplay Fortnite, poi dovrei portare qualcos'altro di Dead by Daylight. E poi anche Harry Potter, dovrei, Hogwarts Legacy, dovrei portare, perché me l'avevano richiesto tanto tempo fa, difatti la gente mi odierà perché non l'ho ancora riportato. Il bello è che pure gli occhiali, sì, infatti, ma vedi, è un fattore di testa, purtroppo. Non è un fattore di vista, è un fattore mentale, un fattore di essere psicopatici. Siamo ciecati. Io vedo 35. Adesso sì, ok. Di non fare troppo casino. Scrivetemi se sto facendo troppo casino, che muto il microfono se aprendo questo vetro faccio casino. No, che schifo. Merda, scusate. Merda. Mi dispiace la volgarità. Schifo, non è il minifango, è un cacchio di coso, non so, di pezzo di plastica con lo stickers. Non mi piace, mi fa schifo. Ma come che fa schifo questa fatica per niente? Non mi piace, non so se a voi vi piace. Anime preferito, ce ne sono tanti. Ultimamente ho visto Bakian, ma è veramente figo. Bakian, ma è Tokyo Ghoul ultimamente. Ciao Francesco, ti conosco da qualche mese ormai, a parer mio meriteresti molta più visibilità perché si vede l'impegno che ci metti e la qualità dei video, ti stimo, continua così, grazie Giammassi, grazie mille, buon pian piano, cresciamo dai, l'importante è avere una community unita, perché avere 1000 followers e dopo non avere interazioni è molto peggio che averne magari discretamente pochi o discretamente tantini e avere molta più interazione. Potevano metterci almeno una calamita per il frigo, infatti. Però, come primo, il primo Funko, il primo video che ho aperto, ho trovato il mini Funko di Harry Potter dorato, che dovrebbe essere il più raro, quindi c'è un culo assurdo in realtà. Ops, scusate, spero di aver fatto casino. No, non c'è il Funko, no, infatti, maledizione. Puoi sempre regalarmelo, sì, ma penso che il gioco non vale la candela, perché quanto mi costerebbe spedirlo? Te lo regalerei molto volentieri, molto volentieri. Però per spedire una cosa così mi costerebbe cosa, no? Cioè, non so. Michael, buonasera. Ciao Michael, 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 mi sono impappinato. Federico, Cinco, buonasera. E adesso ci mangiamo l'ovetto. No, Fiamma, adesso ti banno. No, adesso Fiamma viene bannata. Bannata vita finché non. Bannata vita finché non si guarda Harry Potter. Ma seria? No, dai, non ci credo. Non ci credo che non l'ha mai visto. L'hai letto? Infatti. Fino a quando resti in live, non so, un bel po', dai, non so che ora è. Che ora è? Oh ragazzi, che ora è? Non c'è l'orologio, Cristo. Che ora è?
invece sicuro, dai, penso almeno. Ciao Italian Italian Caningas. Mangiamoci. Ciao Diana, grazie di essere stata con noi in live, mi ha fatto veramente piacere. Grazie mille, ti auguro un buon proseguimento di serata, una buona notte. Xater Games. Fiamma bannata per colpa di Harry Potter. Ma te lo sei letto almeno, Harry Potter proprio c'è zero assoluto. Adesso ci saranno degli eating sound, quindi se vi fanno schifo abbassate il volume. Ah, l'hai scritto sopra. Non l'ho mai visto. Ah no, ma anche ma scusa Fiamma, mi dispiace, me lo sono perso il commento. No, dai, almeno il film, devi guardare il film, almeno guardati il primo, dopo se ti piace guardi anche gli altri. Dai, è una cosa che devi fare, cioè, non esiste. Dopo magari guardi il primo e dici che schifo, non ti guardi più gli altri. Sono rivisto la saga due volte, bellissima, peccato che non l'ho, che non ho il gioco, però io i film di Harry Potter me li sarò visti 80 miliardi di volte, cioè una volta all'anno sicuro. Le mukbang, sì, sarebbe più corretto dire i mukbang, in realtà è scritto giusto mukbang, però sarebbe i mukbang, anche a me piacciono tanto, però c'è tanta gente che, a cui dà fastidio sentire le persone mangiare, quindi se sono in live avviso che sto per mangiare perché non voglio dar fastidio a nessuno. Dobbiamo fare una maratona di Harry Potter, commentiamo i film in ASMR, ma YouTube ci bannerebbe subito, infatti. Ci bannerebbe, almeno che non ci si mette d'accordo di fare la live guardando il film senza far vedere che stiamo guardando il film. Quindi vediamo, sarebbe un buon casino guardare in simultanea e commentare nel mentre. Soprattutto quelle dove ti mangi la pizza alla diavola. Oh, la pizza alla diavola, che buona, Cristio. Cristio. Anche io l'amo. È la mia preferita. Difatti, vi sarete anche stufati di vedere io che mangio solo quello. Il prossimo mukbang e basta. È allo spezzatino reale. Buonissima, buonissima. Federico Cenco, io il gioco veramente bellissimo, sì, molto bello, molto bello. Francesco, hai detto anche la maledizione dell'erede? La maledizione, no, non l'ho letto. Però la maledizione dell'erede non è canonico, o sbaglio? A me gli eating sound piacciono, meno male. A me piace il pollo alla diavola, ma sai che non l'ho mai mangiato. È semplicemente pollo piccolo.
piccante, immagino, tipo col tabasco, una cosa del genere. Però ho mangiato il pollo al curry. Lo è purtroppo. Ah, lo è, davvero, lo è. Non sapevo che fosse canonico. La maledizione della rete, non ne avevo idea. Si chiede un po' che non guardi i suoi video, dovrò riprendere.
molto strane. Sì, è vero, un modo tutto suo di fare, però è quello che contraddistingue, no? È bello avere una propria impronta. Io non l'ho mai mangiato il suo. Ho avuto un attimo di mancamento. La sua fiamma è abbastanza particolare, ma senza offesa, eh. Davvero non ci credo. Ecco, Xeter, un altro che va al sushi a prendersi cotolette e patatine. Vabbè, lasciamo stare. È una bestemmia questa. Grande Xeter, GG. Ciao Edoardo Cella, ciao Edoardo, ciao Edoardo. Sono morto quasi, sono morto dentro, ragazzi, sono morto dentro, dentro, sono morto dentro. Io sto rischiando il ban stasera, non ti banno, tranquilla, però, addio per sempre. È stato brevemente, insomma, non ti banno, però assurdo, cioè, davvero. Ma perché? Cioè, c'è un motivo in particolare. Ma sono quelle cose che prima o poi devi provi, perché devi provare, insomma, cioè, anche a me quando era il periodo che è stato il boom del sushi, onestamente mangiarmi del cibo crudo non è che mi ispirasse più di tanto, però ho detto, boh, cioè, proviamo, cioè, c'è una cosa che devi provare nella vita, secondo me, dai, farò un mukbang, assaggio il sushi per la prima volta e finisco all'ospedale, ma no. Oddio, che ansia. Comunque, se vai su, ci prendi il carpaccio di salmone nigiri, i vari roll, il cono con salmone, avocado, il riso, e se non sei mai andato proprio qualcosa, comunque, una cosa che veramente mi disgusta, so che non si dice che il cibo fa schifo, però a me disgusta personalmente, e quelli che fanno il sushi col Philadelphia, mi vengono i brividi, è una cosa che mi fa veramente, è una cosa che non riesco. Ma sì, ma se no fiamma senza andare per forza di cose in ristorante, che poi magari ti fa schifo e lasci là, magari prova un giro, magari a prenderti qualcosa da sport, qualcosa di semplice. Semplicemente, non so, magari il classico sushi con sopra il salmone o il tonno, magari una porzione, provi, vedi come ti va, e nel caso, se poi ti innamori, meglio. Anche perché il sushi, se vuoi mangiarlo bene, ci spendi soldi, quindi magari se non sei sicura non conviene tanto andare a mangiarlo in ristorante, perché magari spendi un fotte di soldi e dopo non ti piace neanche. E onestamente io non vado mai all'all you can eat, perché là, cioè almeno qua da me, sta a un livello completamente diverso da un giapponese normale, cioè bassissimo come livello, e se vado a mangiare, se mangio giapponese voglio che sia fatto bene. Botteriani, ciao Botteriani, fiamma è arrivato per te, sono arrivati i Botteriani a convincerti a guardare Harry Potter, vedi, anche i Potteriani sono venuti per te, hanno saputo di questa grave mancanza da parte tua, alcuni però ci stanno, non tutti, bene, solo perché l'hai detto, prenderò il sushi con Philadelphia, ecco, perfetto, ok, proverò, beh sì, non è che sei obbligato, insomma, però, insomma, cioè, comunque il sushi è un must, almeno da provare una volta nella vita. L'unico prezzo di sushi che prendo è quello col tonno in scatola, e la fila.
Adesso io non voglio averti sulla coscienza, mi dissocio, fai quello che ritieni più giusto, se vuoi provare prova, altrimenti no, io non mi fido degli infiniti, fai benissimo perché c'è, cioè, anche per un fattore di genere, non so, non mi ispirano particolarmente, ora sono i guai, sono arrivati i potteriani ragazzi, i potteriani sono sbarcati in questa live per portarsi via Fiamma e farle vedere com'è in Arancia Meccanica tutta la serie, tutta la saga di Harry Potter. Fai un po' di giardino. Yes. Facendo queste live avrà un infarto, sì, perché ancora un'uscita del genere a parte di Fiamma e mi ritrovate stecchito. No, Fiamma, ti vogliamo bene, tranquilla. Fai altri roleplay sulla fotografia, sì, però stavolta farò un roleplay più simpatico, perché quello scorso era del fotografo antipatico, pensavo di fare un video di lezione fotografica, faccio il professore di fotografia. Xeder, già stasera ho rischiato, ho creato il panico dentro sta live. Ciao Alessio. Tranqui, comprendo l'ironia, io sono una burlona. E io sono uno che si preoccupa molto di non offendere le persone, anche se mi piace scherzare, con i miei amici scherzo anche in maniera pesante, però di base sono comunque, mi preoccupo sempre di non dire, di offendere le persone che magari non conosco tanto. E tu adesso, grazie mille, invece video gameplay li fai ancora su quel gioco che non mi ricordo il nome, Fortnite, The Binding of Isaac, Dead by Daylight, quale di questi? Hogwarts Legacy. Edoardo, forse intendi Isaac, e non so, sto aspettando, bello questo suono, la combo dei due gelatini è fantastica, e questa è stato, questo trigger, il primo a portarlo è stata Carlotta SMR, qua in Italia perlomeno, è stata lei la prima a portare i gelatini squishy. No, dovevo farvi un quiz, cavolo, dovevo chiedere a voi se vi ricordavate chi era la prima a aver portato questo oggetto. Quello da ammazzare i mostri nelle varie stanze con il personaggio di Binding of Isaac, lo riporterò. Sì, tranquillo, Edoardo, lo riporterò. Alessio, secondo me se provi a fare più roleplay, il professore andrà per bene, sì, ma porterò altri professori di altro tipo, simpatici, antipatici, di tutto di più, bastardi. Domani esce un roleplay appunto del professore stronzo, quindi andatevelo a guardare, domani è l'una alle 13:45 esce il video, mi raccomando,
andatelo a supportare col solito like, col solito commentino, mi raccomando. Praticamente devi fare i roleplay antipatici, sì, e purtroppo anche quando mi hanno richiesto collaborazioni, quando, per esempio anche ASMR ASAP mi ha chiesto di fare la collaborazione che ho fatto poco tempo fa, mi ha chiesto non puoi fare, ho questa idea e ti vedo bene nel professore antipatico perché i roleplay antipatici ti vengono particolarmente bene, evidentemente io sono uno stronzo di base, mi viene bene fare l'antipatico. Vorrei dire così, complimenti per il suono, che sono un grande intenditore. Grande Edoardo, sei veramente il sommelier degli ASMR. Dovrebbero darti la nomina di sommelier ASMR, colui che assapora, che riesce a carpire l'essenza del suono rilassante. Più sei antipatico e più stai simpatico alle persone, la logica di tubo è vero, più fai il bastardo. Ma forse, sai perché? Perché magari se uno è sempre frufru, se uno magari è sempre tanto gentile, tanto rilassati, dai amico mio, ti voglio bene, magari sembra un po' falso, no? Anche se in realtà magari non lo è. Se invece fai vedere il tuo lato peggiore, crei una sorta di empatia con gli altri. Non so, magari questa è una mia idea strambalata, così campata in aria. Più senti, io sto facendo i cuori, li vedete? Fallo adesso, fiamma che guardo. Fallo adesso in direttissima. Eccolo, visto, è arrivato il cuoricino. Grande fiamma che manda i cuori. Il mio cuore batte solo per voi, ragazzi. Il mio cuore batte solo per voi. Ciao Carmelo, The Gamer 89, ciao, grazie di essere passato. Chi non l'avesse fatto, mi raccomando, il likeino sulla live, grazie mille, likeino. Qua facciamo l'elemosina di like, sono un elemosinatore di like. Comunque non so perché il suono nei tuoi TikTok è più bello di quello nei video, ma sai che invece a me non piace il suono perché TikTok comprime veramente tantissimo sia la qualità video che la qualità audio e c'è, giuro che le prime volte che ho messo i video su TikTok ho detto ma no, qua smetto di fare perché a livello di qualità audio non mi piace per niente, tanto compreso, beh, in realtà perde molto, mi fa piacere che ti piacciono molto però, ops, qua ho fatto ballare tutto, però a me non piace particolarmente. C'era anche nel mio scorso video dei buoni propositi. Secondo me fa dei trigger veramente assurdi. Cioè fa dei suoni assurdi. Io vado, ho voglia di continuare Undead Unluck, per ora è promettente, giovane. Ciao Xater, grazie di essere passato in live, mi ha fatto veramente piacere averti qua con noi, ci hai tenuto una gran bella compagnia, grazie mille, ciao, buon proseguimento. Ecco Fiamma, se mettete like vi manda il cuore, quindi
Fiamma mi chiede dove sono, se ti va di dirlo, sì, io no, non mi frega un cavolo della privacy, ragazzi, anche perché se vedete il video del professore di dialetto capite subito, ce cioè lo dico anche, quindi io sono di Trieste, Friuli Venezia Giulia, è un accento simile a Ikete perché lei è veneta, anche se secondo me il Veneto è un accento, ha un dialetto molto più figo del mio, mi piace un bordello il dialetto veneto perché è molto più morbido rispetto a quello triestino. Se volete adesso vi parlo un po' in triestino. Che fotografo sei? Di cosa ti occupi? Faccio street photography. Di base, però faccio anche altro, cioè nel senso però io amo la street photography perché amo scattare fotografie con persone perché a me hanno sempre trasmesso qualcosa. Guardando fotografi che fanno street photography mi sono sempre emozionato perché non so, a me è sempre molto pensare cosa sta dietro a quella foto, se c'è una storia, che storia c'è dietro quella persona, a quell'attimo, a quel momento di vita. E quindi diciamo che è un tipo di fotografia che mi ha sempre preso. Quindi niente. Ritornando alla domanda di Fiamma, allora, mi sono un attimo perso, aspettate un attimo. Ciao vendetta, boia, amen, boia, amen, vendetta, ciao vendetta, ciao vendetta, ciao vendetta. Sera più gloriosa del mondo, sono contento, Carmelo, sono contento. Ciao Baldo, 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 Baldo. Baldo, 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 dai, parla in triestino, adesso comincerò a parlare un po' in triestino, vabbè, muli, allora, andiamo avanti. Adesso si arriva Federico, sei fighissimo questo suono, sono contento che ti piace questo suono, anche a me mi è piaciuto un botto, sei veramente figo. Ettore Tedesco, dici buonasera, ma buonasera a te, Ettore, come sei? Tutto bene? Adesso stiamo parlando un po' in dialetto, sto parlando un po' nel mio dialetto triestino perché Fiamma le volte parlo così, non capirei una mazza, però vi parlo lo stesso, se vi va bene, se no hai pazienza. Buonasera, Silk Cordon, buonasera, come sei? Tutto bene? Cos'te fa qua con noi? Sono venuto a rilassarti un pochetto. Mi fa piacere che ti sono venuto. Mi fa veramente piacere. Se mi senti parlare così, non sono di internare in manicomio, eh. Sei Fiamma che era curiosa se di sentirmi parlare nel mio dialetto. E allora sto un po' facendo il mona. Ha un bel suono in realtà, sì, però un po'. Se lo senti parlare da certe persone è un po' volgarotto, secondo me, in certi contesti. Tutto bene, ma vedi, te vedi il mulo qua, il serial, sa come si parla? Grande serial, di te sono un bravo mulo, se vedi che te sono un bravo mulo. Sembra mezzo spagnolo, infatti, quando ero nelle chat audio de gioco della Play con altri muli che non era della mia città, quando parlavo con i miei amici triestini, me ne scambiava sempre, me ne chiedeva, ma voi siete spagnoli che parli così? E noi no, non siamo spagnoli, che avevamo l'accento così perché siamo da Trieste, siamo del Friuli Venezia Giulia. E magari molte volte ne chiedeva, ma cosa sei, friulani? No, per l'amor di Dio, no, friulani, per l'amor di Dio, perché Mino la coco i friulani, non pensi mai, Mino la coco i friulani, però se questa sorta di leggenda che dici che i friulani e i triestini non si può vedere, e se questo astio che mi non co niente, non co niente contro i furlani, i friulani, niente di niente. Tutta colpa sua se parlo da mona, esatto.
Sta buon che so del passant. Oh, ostia, devo star attento allora. No, ma mi codito che non le ho con nessuno, eh. Mi codito che se solo sta roba, che se dici, ma mi piace Veneto, mi piace Friuli, mi piace tutto. Non ho niente contro te Lori, niente. Puoi provare a dire una parola in albanese, di albanese sono solo delle cose che non si possono dire, tipo monoscoring, ashishambuf, sono parolacce, lo so, però so solo quello, mi dispiace. Se mi insegni tu, magari, da Tristini a Spagnoli un attimo, spero di essere bannato per aver detto le parolacce in albanese. Da Tristini a Spagnoli un attimo, esatto. Un po' come i pisani e i livornesi. La leggenda narra che non si possono vedere. Ah, non sapevo sta cosa. Non ho capito. Carmelo dici che non capi niente, ma sei solo che sto godendo. So solo che sto godendo assolutamente. Allora, Carmelo, te dovrò fare una lezione. Fate vedere la lezione di Tristin che sei sul canale di YouTube. Te devi andare a vedere il professor di Tristin che ti insegna lui come si parla bene in lingua tristina, eh. Perché sennò non va bene sta roba, eh. Te già più un brutto voto, ragazzo. Anzi, mulo, te già più un brutto voto. Che sei perché mi sei già tornato. Se torna, ma vuol dire che quella serie fa cagare. Cioè, non ti piace, se ti sono già tornato, queste fa qua. Te ieri da a guardarti la serie strapela e ti sono già qua, quelli che fa schifo. Ora basta, Tristino, dai, non voglio tediarvi troppo con questa mia pazzia innata. A Roma sei mai stato? Sì, sono stato a Roma, bellissima, però devo tornarci, perché non ci sono stato tanto. Stupenda Roma. Dato che mi è venuto sonno, ora mi guardo un tuo video e mi addormento. Grande, Xater, grande. Prova a dire... sì, però, non è che mi dici di dire parolacce, vero? Prova a dire... Rod Curry. So già che è una parolaccia. O Karin Pitt. Karin. Car. So già che sono parolacce. Questo è quel car. Non mi ispira per niente. Rod Curry. Dopo vado a guardare il prof Tristino, mi sono incuriosito, ecco, va a guardare, perché là mi sono veramente divertito a fare il video. Mi è venuto sonno, ottimo, è colpa mia questa. Ah, ma tutti mi sono guardando la serie, allora è un bel problema, eh. Vuol dire che non è così avvincente. Potresti fare un video ASMR in inglese, allora, è già in programma, è già nel programma di video che devono uscire, però dovete sapere questa cosa, perché io non nascondo assolutamente la mia ignoranza, le mie lacune, non ve le nascondo. Allora, io in inglese lo capisco, nel senso che lo leggo, lo so leggere, nel senso capisco, leggerlo lo capisco, ascoltarlo lo capisco, anche se faccio un po' fatica a star troppo dietro se uno parla veloce, però a parlarlo veramente dovrò andare da qualche parte a imparare bene a parlare, perché nel parlarmi in papino mi sono fatto uno script di cosa dire in un video. E ho fatto il video in inglese, il mio primo video in inglese, però non mi sentivo per niente a mio agio, infatti dovrò allenarmi parecchio. Non l'ho nemmeno guardata. Ah, ottimo. Tipo Mahash Pichka, sì che è una parolaccia, Pichka, non so, so che è una parolaccia, perché anche in serbo si dice Pichka. Pichk, mi è venuto suono di punto in bianco, Baldo, ma so che Pichka è una parolaccia, lo so, perché anche in serbo mi pare che si dice così. Avevo a scuola amici albanesi e amici serbi, quindi un minimo lo so. Sera, buonasera signor, voce incredibile, grazie sera. Con la pronuncia ti posso aiutare io? Sono indeciso
guardare, cosa mi consigli? Guarda quelli intestino, il professore intestino, se ti piacciono quelli divertenti. Io ho vissuto in Irlanda, che figata, in Irlanda, bellissima. A Dublino, che figata, stupendo. Ma eri là per lavoro? Ah, mi assisto un po'. Che figata, Irlanda, che meraviglia, stupendo. Ti invidio parecchio. Piccica vuol dire Albanese. Adesso Baldo, in diretta, guardo sul Translate. Adesso vediamo. Bugiardo, Baldo, sei un bugiardo. Ti ho scamato in piena. Non vuol, vuol dire quello che pensavo. Vagina. Ho appena controllato. E infatti. Ma lo sapevo perché io ho amici albanesi e anche serbi, quindi non mi fregate ragazzi, non mi fregate assolutamente. Che poi, cioè, non è che mi scandalizzo, però mi sembra che magari dire troppe parolacce in live, non vorrei mai essere penalizzato, quindi non sono uno che si sconvolge con le parolacce, assolutamente, cioè. Perché secondo me le parolacce usate in un contesto adeguato non sono volgari, dipende sempre da uno come le utilizza, da che modi, in che modi le utilizza, perché anche a livello comico possono essere divertenti e non volgari, io la penso in questo modo. Io mi occupo di eventi, ritratti, grande Davide Bavaro o Bavaro, Bavaro. Se sei su Instagram ti vado a vedere, se hai delle foto, se pubblichi le tue foto là, ti vado a seguire volentieri. Xeter Games, ok, me le guarderò, però non dormirò per tranquillire questa volta. Ciao davvero, ciao Xeter, grazie mille. E quello ti insegno il mio dialetto. Dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere quello, se mi vedi con la lavagna è quello. Ero lì per studio in un posto che si chiamava Maynooth, quartierino universitario, e andavo al St. Patrick's College, St. Patrick's College, che è un'università cattolica di Dublino, bellissima. Dublino, avrei voluto trasferirmi lì, ma è diventata stracara, eh. Però, cioè, le paghe sono proporzionali. Perché di solito quando una città è tanto cara, le paghe sono proporzionali alle spese, di solito, tranne qua in Italia. Lo conosci il catanese? No, non dimmi qualcosa in catanese, scrivi qualcosa, magari provo a ripeterlo. Dublino peggio di Roma, perché Roma è carissima, vero? Ma è come Milano, penso, però. Andrea Pericone, ciao Andrea. Ciao. Ma invece delle bestemmie, che ne pensi? Anche là, per farvi un esempio, le bestemmie, la gente che bestemmia qua da me, quindi con l'accento del mio dialetto, sono molto volgari e non mi piace per niente. Invece, quando bestemmiano i veneti, mi fa super ridere, so che è brutto da dire, perché comunque è una mancanza di rispetto per chi crede, e comunque di base non è una cosa bella, però secondo me i veneti hanno proprio l'arte della bestemmia. Prendetela molto con le pinze questa cosa che sto dicendo, hanno un modo veramente... Cioè, che almeno per quanto mi riguarda non è volgare. Sì, sono sui G. Allora andrò a vederti, anzi, aspetta un attimo, faccio in diretta, guarda. Davide Bavaro. Allora. Davide Bavaro.
Che bravo Davide Bavaro, guarda, faccio pubblicità. Davide Bavaro. Bellissima, stupenda. Molto bella, molto bella. Ti ho seguito. Teoria, ti ho seguito. Ho seguito col mio profilo di fotografia. Mi sono perso un po' di roba. Aspettate, 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 aiuto, 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 aiuto. Mi sono perso un po' di roba. Allora, il dottor Pavaro, dottor Pavaro, oddio, sì. Quello mi fa troppo ridere, il dottor Pavaro. Su Instagram ci sei, così ti seguo. Allora, Fiamma, su Instagram mi trovi o come signor SMR, per quanto riguarda il profilo SMR, se invece vuoi vedere qualche mia fotografia, che adesso non pubblico più tanto perché Instagram è morto, per quanto riguarda le foto, sono il signor Bombo, Bombo, come l'insetto. Mi trovi così su come profilo di fotografia. Ciao Xeter, ciao Andrea Pericone, mi saluti, ciao Andrea Pericone, Andrea Pericone, Andrea Pericone, Andrea Pericone, Andrea Pericone, Andrea Pericone, ciao. Niente TikTok stasera, no, la prossima volta lo dovevo ai miei iscritti su YouTube perché avevo promesso da tantissimo che avrei rifatto un'altra live e invece ne ho fatte due di fila su TikTok e non volevo, scusate il casino, e non volevo assolutamente deluderli. Stanno messi come noi alla Google di Dublino, ti davano cacchio 800 euro. Ma è una miseria. Carmelo, ok, allora Fiamma, è impossibile vivere se sei da solo, hai bisogno di queste... Cavolo, non pensavo, però... Che brutto. Fate Moon, buonasera a tutti, ciao Fate Moon, ciao ciao, aspetta che cambio trigger, dai, mi sono rotto di questo. Ma mi sono guardato i primi 20 secondi, sembra che stai parlando in volgare di Dante, il volgare di Davvero, addirittura no, non paragonarmi a un artista così di alto livello, per cortesia, dai, lo offendi, si rivolta nella tomba. Tu quindi parli catanese o altro? No. Oh, Piciruttu, no, oh, Piciritu, oh, Piciritu, vuol dire, ah sì, Piciritu, so che vuol dire piccolino, bambino. Ciao Fra, buonasera, ciao Federico Frison, ciao Federico, 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 Federico. E non hai sentito i romani quando le tirano giù, addio. Invece i toscani, oh, Maremma Maiala, i toscani sono un po' più fini, Maremma Maiala, ma che spacchio, sì, ma che spacchio, Simba, sì. Mbare, ma che spacchio simbare. In diretta, sei in diretta. Prova a ripetere o picciritu. Quindi parli catanese o altro, no? Ma chi sei? Ah, chi? Carmelo, sì. Ma chi siamo tutti catanesi? Ma chi siamo tutti catanesi? Mi sa di sì, imbare, mi sa di sì, imbare. Imbare sarebbe compare, no? Amico, giusto? Ciao Mentetech, ciao. Tanto bevo un po', sette. Ciao Federica. Anneke Eppeler, spero di aver pronunciato bene Federica. Anneke Eppeler, Federica, Federica. Missione compiuta, grazie. Fiamma, dopo ti ricambio, anzi, facciamo adesso, dai. Siamo qua, tra amiconi. Facciamo adesso. Ming, eccola qua, eccola qua. Seguite in diretta, Fiamma. Ecco qua. Ci sta, ci sta. Ah, bellissime foto che sul profilo, grazie Davvero, Bavaro, anche le tue sono molto belle da quel poco che ho visto perché non le ho guardato le prime che mi sono apparse. Io parlo napoletano, visto che voglio essere gentile, parlo italiano, no, voglio parlare napoletano.
Parla napoletano, tranquillo, tranquillo. Tranquillo. No, è una parolaccia. Cosa una parolaccia? E sembra divertente d'oro. Grazie, che bello il trigger, sì, questo lo amo anche questo. Amo un po' tutto in realtà, cioè, ogni trigger che dico, che porto, che lo amo. In a dive international, questa, yeah, international. Grazie, Andrea, ma cos'è la parolaccia? Non ho capito. Spacchio è una parolaccia, non lo sapevo. Pensavo fosse tipo spacco. Pensavo fosse ti spacco, non so, ti spacchio la faccia. E invece no, ok. Bene sapersi. Poi quell'altro che voleva che dicessi le parolacce in albanese è sparito, ci sei ancora? Dove sei? Sei sparito. Prossima pizza diavola, no, voglio cambiare, dai, porterò un altro gusto, sempre diavolo, vi porto, vi stufate. Dato che a Fiamma piace il tapping, faccio anche un po' di tapping qua. E infatti era ironico, infatti. Sì, perché porto sempre quello, tipo no. Prossimo mukbang, pasta. Con lo spezzatino. Sì, Fiamma, però dove sono i cuoricini? Ti porto il tapping, non metti il cuore. Eccolo, l'ho visto, ecco di cuore. E anch'io penso a spaccare, ma una parolaccia. Grazie, quanti cuori, 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 cuoricino, 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 cuoricino,
gli abbonamenti. Allora, bella domanda. Allora, Federico ha giusto intavolato un discorso. Aspettate che mi sto praticamente facendo il sedere quadrato su sta sedia. Stavo giusto pensando perché quando mi fanno le richieste video, quelli degli shorts, di fare l'emoji challenge o di caricare video, stare dietro a tutti è veramente impossibile perché mi vengono 8.000 richieste, dopo la gente se la prende anche a male perché questo è il terzo tentativo che richiedo di essere, che mi fai la dedica al video, allo short. E allora pensavo appunto di fare abbonamenti per gli abbonati, che gli abbonati possono richiedermi i video dedicati, quindi farei gli short dedicati unicamente agli abbonati. Penso che sia una buona idea, cioè non sono il tipo che vuole lucrare, ma è per un fatto, cioè di non avere sta gente che magari se la prende male, che non rispondo, perché rispondere a tutti è veramente un casino. Ma quello delle foto su Instagram è il tuo cane? Sì, Axel, e poi c'è anche quelle più vecchie, sono del cane femmina che avevo prima. Grazie, è bellissimo. Fate cuore pure voi, se no mi viene un orbo alla mano. Grande fiamma, super simpatica. Quando farò un SMR me ne dicherai uno. E infatti stavo parlando giusto adesso di sta cosa. Ho tipo 8.000 richieste a cui devo ancora rispondere, cioè ci metterei 80 anni a rispondere a tutte. Il catanese è assurdo perché praticamente fai confusione col dialetto e le parole in dialetto. È difficile, come dialetto penso che qui i dialetti del sud penso che siano tra i più difficili e complicati, secondo me. Fatemon dice, è anche un modo per darti supporto, secondo me fai bene a mettere gli abbonamenti. Sì, diciamo che io ho sempre, cioè, non volevo sembrare uno che si attacca ai soldi e quindi anche monetizzare all'inizio ero un po' restio, cioè non sapevo, no? Però effettivamente questa cosa dell'abbonamento per le dediche secondo me ci sta. Ci sta molto perché altrimenti veramente stare dietro a tutti diventa impossibile.
abbonato, quindi in realtà, cioè, non, anche se non ti abboni, non ti perdi niente. Io ho due cani, Fiamma ha due cani, però piccoli. La mia preferita è Stellina, una volpina rossa che ora sta russando grandissimo. E l'altra cos'è? Bellissime le volpine, com'è di carattere? Perché le volpine, da quello che ho visto, hanno un caratterino molto acceso. Michael Battista, ma che kebab, è vero, ragione, cavolo. Michael Battista, kebab che io adoro, devo portarlo assolutamente. Hai ragione, grazie di avermi illuminato, di avermi fatto avere questa epifania. Grazie, Michael, me lo segno assolutamente. Non so perché non mi era venuta in mente una cosa del genere. Andrea Pericone, Madonna, sei troppo rilassante, grazie. Grazie. Claudio Pat, poi arriva Sua Maestà il Sarto. Secondo te cosa vuol dire mannicchia? Mannicchia. Non so, tipo minchia. Mannaggia, mannicchia, mannaggia, o minchia, o mannaggia, non so. L'altra è una pincerina nera, che forte. Il mio cane andrebbe sicuramente d'accordo. Perché primo si fa mettere in piedi in testa da tutte le femmine e poi più sono piccole, più lui è super affabile. Adoro i sì, pincher, le volpi, ma tutti gli animali in realtà, però i pincher, anche i volpini sono stupendi. Io ho un pitbull bellissimo, il pitbull. La mia mi dice buona, non abbaia mai, infatti non è buona a fare la guardia, vuole solo coccole. Se vuoi vederla, uno short sul canale, andrò a vederla assolutamente. Ma penso che l'avrai anche su Instagram. Buonasera Francesco, come stai? Benissimo, Sam, grazie, tu grazie di essere passato qua in live. No, una parolaccia, cosa minchia? Io ho un maltese, bello, ma il maltese è grandissimo. Ciao Francesco, come stai? Bene, Tommaso, benissimo, tu come stai? Grazie di essere qua, di essere passato qua in live a farci compagnia, molto gentile. Vuol dire maniglia? Ah, ok. Secondo me, Fate dice, secondo me è un buon compromesso. Penso che ti meriti qualcosa in cambio per ciò che fai per noi. Puoi stare dietro alle dediche di tutti. È un lavorone, mica una cosa che sì, è davvero difficile perché sono tantissime. Cioè, ma più che difficile, è impossibile. Dopo magari la gente se la prende a male. Se magari salto qualcuno per sbaglio, se fosse solo per gli abbonati, riuscirei a starci molto più dietro. Comunque, grazie del consiglio, grazie per supportare questa cosa. A me piace molto l'husky. Ha due occhi, sì, gli husky hanno degli occhi meravigliosi, che poi di solitamente ce ne hanno anche di colori diversi. Ed è molto simpatico come cane, sì, è vero, molto affettuoso, nonostante sia molto luboide, è davvero tanto affettuoso. Sam è un pastore tedesco mischiato con lupo cecoslovacco, deve essere meraviglioso, perché sia i tedeschi, i pastori tedeschi, ma io sono di parte, che i lupi cecoslovacchi sono cani stupendi. Mi portano, beh, mi perdonerete se bevo un po' perché ho sete. Appena visto un tuo TikTok, mi sono subito addormentato per il rilassamento, mi fa strapiacere. Anche se su TikTok porto video molto più brevi solitamente, ma dovrò portarne anche di più lunghi. Figurati, lo meriti. Grazie, Fate. Ultima prova in catanese, cosa vuol dire? Arus ficchiti. Oddio, cioè, ma questo.
Arrosfichiti, 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 arrugginiti, arrosfichiti, arrugginiti, o arrosticini. Mi fate una fuori Italia, pesa quasi 45 kg, madò, 45 kg, passa l'ambulanza, aspetta che... Se passa per questa via vi muto un appunto, no, ok, non è passata. Ma è birra, sì, è birra, una bella birruzzina, piccola, 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 piccola. No, non mette fuoco? Ok. Ti abbondo di cuori, grazie Andrea Pericone, 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 Pericone. Grazie mille. Vuol dire svegliati, oddio, non l'avrei mai detto, arrosfichiti, arrosfichiti, svegliati, arrosfichiti, vabbè, cavolo, non ho passato, dovrò studiare, impegnarmi di più la prossima volta, la prossima interrogazione. Prova la Guinness è da un sacco che non la provo, che non la bevo, buona, anche se mi piace un casino, la Messina, quella al sale. Ciao, fai dei video bellissimi e super interessanti. Grazie Tiziano, grazie a te Tiziano Grazioso. Grazie a te Tiziano Grazioso, Grazioso Tiziano. Tiziano Grazioso, 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 Tiziano Grazioso. Mi saluti, ciao Alessandro, ciao Alessandro, ciao Alessandro, Alessandro. Alessandro, Alessandro, come stai? Alessandro, grazie, si è passato qua in live, grazie, grazie, grazie. In confronto agli altri passati tedeschi è più alto perché ho preso dal lupo, ha preso dal lupo, ed è una cosa fantastica perché appunto i pastori tedeschi hanno questo problema che hanno il carrese, ovvero il sedere basso, e per questo motivo, per via di questi incroci maledetti, hanno il problema che molte volte gli capita che divenga la displasia dell'anca. Infatti molti allevatori stanno tornando ai vecchi pastori tedeschi col sedere alto, appunto per evitare questa problematica. Io devo andare, oddio, Carilonov the Suicidal, un euro, grazie, grazie mille, spero di aver detto bene il tuo nome, Carion, giusto, Carion of the Suicidal, scusa la mia pronuncia infame, ti ringrazio davvero di cuore, grazie, 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 grazie mille per l'euro, sei veramente super gentile, veramente, veramente, grazie mille, di cuore, grazie, 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 troppo gentile, veramente. Carmelo, ciao, grazie di essere passato in live, mi ha davvero fatto piacere parlare di dialetti con te, e grazie anche di avermi insegnato, seppur poco, perché sono veramente scarso del tuo dialetto, grazie mille, buonanotte, buona serata, grazie, grazie. Buonasera Annanina, buonasera, Fiamma deve adesso, probabilmente richiederà che venga, richiederà una paga, perché è tutta la sera che è addetta ai cuori, quindi sicuramente vorrà essere remunerata per questo lavoro, probabilmente, giusto? Perché è tutta la sera che si prende, avrà il dito anchilosato, povera, per fornirci i cuori. I cani più cattivi sono i Fox Terrier, non conosco i Fox Terrier, onestamente, non conosco. Però secondo me non sono tanto i cani cattivi, beh sicuramente certi hanno un'indole più particolare. Magari hanno uno scopo ben preciso come i pastori dell'Asia, che non sono ben adatti secondo me al centro urbano, a una vita urbana, dato che sono predisposti a controllare, a guardare i greggi, e certi cani, diciamo, hanno nell'elica come i cani da caccia, sono particolari, quindi
hanno bisogno di svolgere determinate cose per stancarsi mentalmente e fisicamente. Come birra siciliana Versace, c'è la birra dello stretto, strepitosa, grazie del consiglio Claudio Pat, la proverò sicuramente, grazie mille perché non l'ho mai provata. Spero anche di trovarla perché nella mia città trovo veramente pochissime cose di particolari, non so se particolare o se facile da trovare, altrimenti la ordino online, non è un problema. Kakarot Uzumaki, io sono del Piemonte, solo che siamo molto maleducati. Come, perché maleducati? Perché maleducati? No, dai, non dire queste cose, perché maleducati? Ciao Alessandra, grazie di essere passata qua in live con noi. Ricordate, se non l'avete ancora fatto, mettete il mi piacino alla live, mi raccomando, se no d'ora in poi faccio solo live e video super antipatici, no, anzi, perché così vi incentivano a mettere mi piace, perché probabilmente vi piacciono anche video antipatici. Buonanotte Carmelo, buonanotte, mi paghi in trigger. Qualsiasi cosa, comunque una bella live di solito mi annoia, mi fa davvero piacere, Fiamma, davvero tanto piacere, onesto, parlo sinceramente, io non ho peli sulla lingua, se dico una cosa la penso, quindi mi fa davvero piacere. Aspetto con ansia un nuovo roleplay, domani il professore antipatico, 13:45, I want you, mettere like in cambio di un cuore, ma qua con tutti i cuori che hai messo dovrebbero esserci 3000 like e siamo a 62, dai su che possiamo arrivarci a 3000 like. Dovrei fare tipo la live fino a domani a mezzanotte e non ci arriverei neanche, no dai, comunque grazie mille per il vostro supporto costante, ovviamente scherzo ragazzi, tra l'altro. Adesso facciamo un gioco, aspetta un attimo. Allora, come fanno a dire che non sei rilassante? Tu sei troppo... Chi è colui? Chi è costui? Chi sono costoro? Castoro? Che dicono che io non sono rilassante? Dimmi nome e cognome, no scherzo. Grazie comunque. Ti seguo un po' e stasera ho deciso di scrivere in Discord in live. Rilassante, grazie. Ma grazie ad Alessandra, grazie mille. Grazie davvero, di cuore. Grazie di essere passata in live anche. Fate Moon di solito mi addormento con i tuoi video, ma delle live così sono fantastiche, grazie. E infatti appena posso le porto, mi diverto anche io. Anzi, scusate se ci ho messo tanto a portarne una seconda. Carlo, mi sono dimenticato di mettere il messaggio alla donazione, grazie mille per tutti i video, non commento spesso, ma penso tu abbia grande potenziale, ma grazie, è giusto il tuo nome, l'ho pronunciato bene. Carillon, giusto? Of the suicidal. Carillon of the suicidal. Se arriviamo a 3000 like, mi sa che non avrò più il dito. E infatti, già avrai tipo l'osso del dito direttamente. Uno che si chiama Giro di Nardo. Boh, vabbè, ma alla fine è normale, cioè non puoi piacere a tutti. Pazienza, io stavo scherzando, non sai adesso veramente che mi fai nomi e cognomi, tranquillo, cioè non mi offendo, alla fine sono gusti. Anche a me non piacciono tutti gli ASMR artist, è normale, tranquillo, è un bel casino. Sì, boh, però ci tenevo, insomma. Ma anche se non mi avessi donato, cioè comunque tengo a nominare giustamente i nomi, correggetemi tranquillamente, non ho problemi, anzi. Aspettate che sposto sto mouse, maledetto. Da noi si usa tanto dire uno quando ti fa arrabbiare, zio Bono, the propri fall. Zio Bono, te sono proprio, sei proprio fuori, giusto? Carillon of the suicidal, grazie Fiamma della pronuncia trascritta letteralmente, fonicamente, letterale, a livello fonetico, grazie Fiamma.
attenta anche alla pronuncia, attenzione, qua si sta ampliando la sua, diciamo, i suoi compiti si stanno ampliando a livello superiore, quindi sta cercando di arrivare più in alto e quindi giustamente di guadagnare anche di più, perché ah, cacrozzati, proprio. Ok, allora intivato. Ciao, dottor. Dottor Nicox 96. Ciao, dottor Nicox. Dottor Nicox, dottor Nicox, dottor Nicox, dottor Nicox. Oddio, il mio dito sta cercando pietà. Ma trampasta cuori, dai, su. Una pausa, che qualcuno dia il cambio a questi poveri disgraziate che si stanno consumando il dito a forza di premere cuoricini. Ho fatto casino, scusate. Chiedo venia. Poveri disgraziati, ovviamente senza offesa, da noi si dice così. Oh, vado a dormire, buonanotte, buonanotte Andrea Pericone, 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 buonanotte, 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 buonanotte. Esatto, intanto io dico scusate, mi dispiace, spero di non aver fatto troppo casino, chiedo scusa, mi dispiace. Facciamo un gioco. Allora, sullo sfondo c'è qualcosa di nuovo, perché se voi mi seguite dovreste sapere qual è, diciamo, la formazione, la conformazione dello sfondo, quindi indovinate cosa c'è di nuovo, c'è qualcosa di nuovo, poi ve lo muovo, poi vi mostro, se indovinate, vi mostro. Indovinate cosa c'è di nuovo sullo sfondo. Sedia. No, non è la sedia. Non è la sedia. Ciao Vale, ciao, che piacere vederti. Grande Vale. Grande Vale. Come va? Grazie di essere passata in live. Adesso stiamo facendo un gioco. Tra virgolette, se gioco si può chiamare, molto divertente. Dovete indovinare cosa c'è di nuovo sullo sfondo. No, Thanos, anche se è in basso, c'era già. Non è che ci sia il mondo dietro, cioè c'è poca roba, potete indovinare tranquillamente. No, il drago Sharon, c'era già il drago Sharon.
Ciao Alessandro. Grazie Andrea Pericone, grazie mille, sono felice che tu voglia rimanere in nostra compagnia per altro tempo, mi fa davvero tanto tanto piacere. Io ho fatto una cosa anche alla barbona, no? Perché praticamente questa figura è senza piedistallo e quindi non sta bene in piedi. Allora cosa ho preso? Ho preso la, come si chiama? Non la plastilina, come si chiama? Quello che si indurisce, sta roba. Ho fatto sta cosa barbona, super barbona, che adesso si è indurita, però dovrò modellare, cioè dovrò lisciarla e qua, tipo per farla tonda, dovrò dipingerla tipo di nero. Però è una cosa molto barbon style, come cosa, però era per farlo stare in piedi. Secondo te la più forte trasformazione di Boo qual è stata? Gohan Supremo. Beh, Kid Buu era una furia assoluta, però quando ha assorbito Gohan Supremo, forse, con
con Piccolo perché era anche super, perché con Piccolo e Gohan era super intelligente e forte. Il Fioi, il Das, esatto, il Das, non mi viene il nome, bravo. Un genio del male proprio, genio del male proprio, 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 Francesco fa cose, nuovo format, esatto, faccio cose stranissime, bravo, mani basse quando assorbe con. Mi piace anche sto trigger. Relax e la compagnia. Io vado a dormire. Buonanotte a tutti, ma buonanotte a te, Faith Moon. Grazie per la tua di compagnia. Mi ha fatto davvero strapiacere. Davvero strapiacere. Buonanotte. Buonanotte, alla prossima, 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 alla prossima. Alessandra dice Art ASMR Attack, infatti hai scamato e dato che siete qua in live con me, siete simpatici, meritate anche dei spoiler, degli spoiler. Per quanto riguarda i prossimi video, ovviamente di fare un roleplay tipo Art Attack, quindi un video un po' strambo, appunto. Giovanni farei tipo Giovanni Muciaccia. Giovanni Mugiacia, chi guardava Art Attack, fantastico. Sono il capo. Anche a me piace sto trigger. Mi fa piacere, davvero. Beh, dai, stasera ho intivato un bel po' di trigger perché mi sembra di capire che ti siano piaciuti quasi tutti. Manu Roncati, vado a dormire anch'io. Grazie per i contenuti che ci porti, il rilassamento che ci trasmetti. Buonanotte a tutti, buonanotte Manu Roncati, grazie di essere passato in live. Ci ha fatto davvero tanto piacere averti qua con noi, grazie della compagnia. Alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima, alla prossima. Fighissimo, sono contento. Sì, mi sono piaciuti molto, mi fa stra piacere. Aspettate un secondo. Eccomi qua, scusate l'assenza. Sono un po' incastrato. Ora che non c'è, prendo io in mano questo canale. Fiamma mia hacker, attenzione. Ciao Manu, e creo il panico. Attenzione che fiamma è passata da mettere i cuori a fare le traduzioni, cioè a scrivere le giuste pronunce, e infine è arrivata al suo scopo ultimo, ovvero prendere in mano il canale. Quindi è partita dal basso per arrivare all'apice, alla cima, alla cima. Attenzione che fiamma sta per attirare vari haters adesso, eh. No!
so cosa dire. Non so cosa dire. Basta, basta. Vabbè. Vabbè, dai, vabbè, dai. Cerchiamo di non perderci in questo oblio. In questo oblio. Questa notte ha aperto una fiamma. L'abbiamo perso, sì. Mi avevi già perso prima. Al sushi, Harry Potter. Sono scioccato. Che poi, cacca, cioè, fiamma, lo stai dicendo quando in chat ci sta Kakarot Uzumaki. Cioè, ma ti rendi conto che tu non saprai neanche cos'è Kakarot? Kakarot sarebbe Goku di Dragon Ball. Ok, sono appena arrivato, quindi il mio passaggio è breve anche io. Ma perché mi fate questo? Vi ricordate che non sono un nerd, sono un nerd. Poi, ma no, non oseremo mai dire una cosa del genere. Piango per una settimana di seguito. Dai, fiamma, stai facendo piangere Uzumaki. Buono il sushi. E vabbè, se ne farà una ragione, ma sta piangendo, povero. Devi riprendere con i cuoricini, è l'unico modo per redimerti da questa situazione. Fiamma, l'unico modo per redimerti in questa live è perdere le dita. Questo sarà il tuo sacrificio, la tua penitenza, il modo per ripagare le tue colpe, ok? Io faccio il prete in questo momento, invece di farti fare gli Ave Maria, ti faccio fare 500 cuori. Fai 500 cuori, ragazza, pentiti, pentiti delle tue azioni, pentiti. 500 cuori. Ah, le dita di piedi, perde le dita, ma poi non posso più fare i cuori. Come no? Puoi fare col naso, puoi fare con le dita di piedi. Adesso cerchiamo di entrare in discorsi troppo così fetici. Ci sono tanti modi, puoi prendere la penna con la bocca e fare con la penna, cioè ci sono tanti modi in realtà, e puoi ingegnarti. Cerca di pensare fuori dagli schemi, fiamma. E poi perdo il naso, vai, cioè, e cerca di cambiare un po' così, consumi meno. E alla fine te la sei cercata perché ci hai detto queste cose, in questa live che c'è gente appassionata di queste cose. Prima hai attirato anche i potteriani. Adesso cosa vuoi attirare? Che avete contribuito, un bel piede apprezzato, sì, ma questo non è il luogo adatto dove parlare di certe cose. Ci sono altri posti, altri luoghi oscuri, meandri, dove parlare di queste cose. Il naso, vabbè, respiri con la bocca, infatti, tipo, esatto, OF o altri posti, insomma, adesso non sto qua a divulgare contenuti di quel tipo. Già con l'ASMR attiri di certe persone che vogliono robe strane, poi se neanche cominci a parlare di queste cose, alla fine... No, Manu, roncati, non scrivere pick up, ti prego, no, è una cosa che non mi piace vedere queste cose, sì, perché, dai, non pick up no, dai, ma perché, OF, infatti hai tirato me che sono strana, sì, ma tu sei un strana, un buono strana, cioè, ci sono certe stranezze, invece, certe persone strane, però strane male, tu sei un strana bene, strana buono. Sto scherzando, ma non roncati, figurati. Era una battuta. Scrivo pure pick up, però a me non mi piace leggere quelle abbreviazioni così dopo ognuno. Cioè, se a te piace, scrivilo, però a me non piace. Esprimo solo la mia opinione in merito.
Buonasera, esimio basta, però non altro, non aggiungere altro, perché di solito quando si usa esimio, esimio. Buonasera a te Matteo Mazzoni, grazie mille di essere passato, grazie mille, grazie mille, grazie mille. Yupk, fiamma provocatrice, lo vedevo dai tempi degli... Ah, ecco, Yupk non lo vedevo dai tempi degli esami, e infatti dal Nokia 3310, tipo... Ma non stiamo qua a giudicare, dai. A me non piace vedere queste abbreviazioni, personalmente le detesto. Dopo, ognuno ha il suo pensiero. Alessandra, ragazzi, è stato bello, ma credo sia giunta l'ora di andare a Ninne, che domani si lavora. Brava Alessandra, grazie mille per la tua compagnia, mi ha fatto super piacere averti qua in live, grazie di cuore, grazie di cuore. Buonanotte, fra piacere, buonanotte a tutti, grazie Alessandra, buonanotte. L'audio batte un po' come comunque, esatto, a me non piacciono queste abbreviazioni. Nokia 3310, mono, indistruttibile, sopravviverebbe anche a una guerra nucleare, penso, come gli scarafaggi. Grazie Alessandra. Ma solo io ho i professori con i cognomi strani. Oddio, non mi ricordo i miei professori che cognomi. Sì, beh, anche i miei, tipo, c'era uno che si chiamava Dilio. Non mi ricordo il nome, tipo, che cognomi fa qualche esempio. Giocavo Snake anch'io, che figo Snake, bellissimo, bellissimo. Buonasera Mattia Genovesi, buonasera, grazie di essere qua con noi in questa live, a tenerci compagnia in questa live di totale relax, 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 che in realtà se fossi stato presente da prima, più che relax è una comedy live. Ti ricordi il Game Boy, forse eri troppo giovane al Game Boy Color? Game Boy Advance, giocavo a Pokémon Rosso, Pokémon Giallo, Pokémon Rubino, Pokémon Oro, Soul Silver, stupendo, bei tempi, veramente, ci ho passato la vita su Pokémon. Se mi dici che non hai mai giocato a Pokémon Fiamma, giuro che termino la live in questo istante. Fiamma. Hai giocato a Pokémon nella tua vita? Ok, aspettiamo la risposta. Allora, aspetto, ho già intravisto una risposta, però ci arrivo dopo perché sennò veramente mi prendo un coccolone. Un tempo aveva senso abbreviare perché i messaggi si pagavano. Esatto, una volta si pagavano, più scrivevi, più pagavi. E bisogna per me a carattere, vero? Per quello che c'erano le abbreviazioni, era una cosa giusta, fondata, c'era un motivo per il quale si usavano, utilizzavano le abbreviazioni. Era Snickerone, oh, era Snickerone, era Serpentone, era Serpentone. Io ho storti e bevi l'acqua come esempio. Beh, bevi l'acqua è un cognome abbastanza comune in realtà. Per quanto riguarda storti, non ne idea. Però Bevilacqua mi sembra che sia abbastanza comune come cognome. Ma hai giocato poche. Ah, fiamma, fiamma. Hai bisogno di un po' di cultura nerd. Decisamente cultura nerd. Non va bene, non va bene, Fiamma, no, non va bene. Mi sei simpatica, ma cioè, veramente, dai, no, ciao, non so se ti ricordi me, ma ero presente nella tua primissima live, continui a essere incredibilmente bravo, TVP, e grazie per tenermi compagnia nei momenti bui, ma grazie a te, Matt. Sarò onesto perché non dico bugie, non mi ricordo. Giuro, non mi ricordo, sono Matt. Se che non mi ricordo di te, mi dispiace tantissimo, giuro. Mi andrò a riguardare le live, magari se ti rispondo qualcosa. Scusa per la mia
demenza senile avanzata, precoce, non mi ricordo. Comunque grazie mille, ti ringrazio di cuore, sei stato veramente gentile a passare anche questa volta. Grazie, grazie di cuore, Matt. Sono Matt, grazie mille e scusami. Io ho un amico che solo a sentire la parola Pokémon dice no, dove sono i Pokémon? Dice, dove sono i Pokémon? Andiamo a scambiare le carte. A carte le collezionavo, ma non ci giocavo. Oh, grande. Oltre, c'è... Adesso, aspetta. Adesso vi canto la sigla di Pokémon, ho deciso. Basta. Me la leggo perché non me la ricordo tutta. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. No, 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 adesso tu resti qua a fiamma, non mi interessa. Adesso resti qua e senti cantare, senti cantare. Voglio andare dove mi va e non fermarmi qua. Questo viaggio mi porterà da tutti i Pokémon. E c'è lo spam di pubblicità. Girovagando per il mondo, la mia sfera lancerò ed ogni Pokémon così catturerò. Oh, viva i Pokémon tosti e prorompenti, tutti indifferenti, gota che c'è mol. Cash, 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 ogni Pokémon è il più scoppiettante, furbo e accattivante, viva i Pokémon. Viva i Pokémon sempre più frizzanti, magici e sgarcianti, gota che c'è mol, catch, 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 tutti i Pokémon sono straordinari, mitici avversari, viva i Pokémon, gota che c'è mol, Pokémon, viva i Pokémon, Pokémon. Oh, basta, finito, basta, la smetto, giuro. Una confessione importante, anche io non ho mai giocato ai Pokémon. Vabbè, ma ragazzi, veramente, ma non ci credo. Claudio è di noi. Ma no, ma per favore. Pronto per San Romolo, esatto. Mi dissocio da questi commenti. Abbasso i Pokémon. No, passo a fiamma, non dire queste cose, Dio buono. Non dire ste cose, fiamma, per cortesia. Ora bestemmiamo intestino, Dio buono, dico solo Dio buono, fiamma, Dio buono, fa finta che sia altro. Adesso vogliamo Dragon Ball, Pokémon da piccolo era la mia, avevo gli album pieni di carte. Raggiungiamo gli 80 like e vi catto Pokémon dopo. Chiudo la live perché la videocamera si sta scaricando. Terminerò la live tra un attimo. Mettete like, arriviamo a 80, siamo a 77, a 80 canto Dragon Ball. A 80 canto Dragon Ball Z però, 80, siamo a 77, arriviamo a 80, 78 ragazzi, 78, a 80, vado a vedere anche là perché non voglio sbagliare le parole, siamo a 78, arriviamo a 80, 79, siamo a 79, ancora un like ragazzi, ancora un like e vi canto Dragon Ball. 80, dai, siamo a 79, 79 ragazzi, chi offre 81 ragazzi, 81, e qua si canta Dragon Ball, attenzione, attenzione. Le sole parole, però voglio essere sicuro. Allora, chi sei? Goku non lo sai, però presto lo scoprirai e poi tu scomparirai. Una nuova realtà
con le sue verità scaverà nel tuo passato, e guardando più in là il tuo cuore saprà ritrovare Dragon Ball. What is my destiny? Dragon Ball. Io so che tu lo sai, Dragon Ball, perché non c'è un drago che sia grande come te. Dragon, 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 Dragon Ball. Dragon, 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 Dragon Ball. L'oscurità splendente diverrà con te, perché la tua fiamma oramai è più ardente che mai. Ecco qua. Grande Dragon Ball, scusate se alla fine mi sono impappinato. Alzate le mani. Goku nel cuore, assolutamente. Tutti con le mani in alto per l'energia sferica. Addio a tutti, no, fiamma, no, fiamma, no, ti prego. Tu si ti vesti Dragon Ball. La tua fiamma, che non sono io, potresti essere tu. Potresti essere tu. Forza Dragon Ball, grazie Duvitz per i 2 euro, ma troppo gentile, veramente, grazie. Grazie Duvitz, grazie di cuore, troppo gentile. E qui visto fiamma, c'è gente che apprezza Dragon Ball, ok? C'è gente che apprezza a tal punto Dragon Ball e tu ti dissoci da queste cose, ma vedi che la gente invece mi dissocio. Grazie mille Duvitz, veramente grazie di cuore. Dragon Ball fighissimo. Non so perché altre canzoni, non saprei. Altre canzoni fighe. Fiamma per vice Sailor Moon. Sailor Moon. No, Sailor Moon. Beh, era una bella colonna sonora, devo dire. Cioè, io non guardavo perché è un cartone, cioè un anime un po' più femminile, però le canzoni erano fighe anche quelle. Sailor Moon è un po' più decente, ecco. Naruto. Io credo in me, nel cuore mio. Naruto. Siamo la pimpa, oddio la pimpa. No, quella la guardavo quando ero tipo in fasce, non mi ricordo niente, onestamente. Ma no, ci vuole qualche canzone che sia corale, qualcosa che sia veramente... Che poi devo ricordarmi anche il ritmo, perché se leggo le parole magari non mi ricordo il ritmo, come niente. Buonasera, probabilmente Futurusero, questa lei per studiare. Buonasera Leonardo, grazie, veramente, onoratissimo. Anche perché sta durando un bordello. 2 ore e mezza. Si sta scaricando la videocamera, nonostante sia in carica col computer. Noi puffi siamo così. Nanana, tutti blu. Deteticona, questa sì che spacca. L'eleventi nerd è giunta l'ora di puffare. Votate i puff, ma solo che i puffi non mi ricordo com'era. Aspettate. Non mi ricordo il ritmo dei puffi, però. Ciccio Super Detective con gli occhiali. Lady Oscar, Lady Oscar, na. Però anche quello non mi ricordo com'era il ritmo. Gli è presa bene stasera, mo ce le accanta tutte. Sì, ma tra poco la telecamera si spegnerà probabilmente. Vediamo com'era Lady Oscar, perché mi ricordo. Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma in me sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, levi dal fiocco blu.
Oh Lady Oscar, come moschettiere, batterti sei tu. Oh Lady Oscar, la grande mia corte, dimmi di no perché. Oh Lady Oscar, anche nell'eleganza del duello, l'eleganza c'è. Però non mi ricordo il resto del ritmo, quindi mi fermo qua. Occhi di gatto, la telecamera protesta, esatto. Ciao Ale, grazie di essere passato in live. Grazie, cantetto di canzoni di Dragon Ball, faccio un altro regalino. Se vuoi quella di... aspetta un attimo, Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, attenzione Dragon Ball GT. Io lo so che si può diventare speciali, perciò ci proverò. Quanti eroi coraggiosi e leali combattono per noi. Volontà, chi ce l'ha? Il più forte dei forti, niente lo fermerà. Se gli va, può cambiare le sorti di questa umanità. Per Goku ogni scontro si nasconde, uno scontro lo sa, e non ci sono tregue, e la storia che prosegue. Dragon Ball GT, siamo tutti qui, non c'è un drago più super di così. Dragon Ball perché ogni sfera è la magia che risplende in te. Dragon Ball GT is for you and me, in a world that wants really to be free. Dragon Ball chissà come finirà, e alla fine chi vincerà. Ecco qua. Altro che Sanremo, esatto, ho sostituito Sanremo, ragazzi, Sanremo è qui. Dragon Ball GT. Di Dragon Ball GT, la canzone era una delle poche cose che mi piaceva. Sanremo, siamo nel midi, Fiamma, sei dissocia, ti ho cantato le di Oscar, Fiamma, dai, anche il primo Dragon Ball, oddio, meglio di Sanremo. Portate gli altri idee, vi prego. Allora, vediamo il primo Dragon Ball, com'era che non mi ricordo. Oh, vediamo com'era. Ecco, quante avventure fantastiche, fra mille azioni acrobatiche, tanti avversari da battere, con forza e volontà, arrivi a passo di carica, sulla tua nuvola magica, ovunque c'è da combattere, e lotti con lealtà, sei veramente fortissimo. Ma tu non sai dove arriverai con le sette sfere D-R-I-G-O-N Ball. Combatti per trovare il drago, Dragon Ball, il drago delle sette sfere, Dragon Ball. Però nessuno sa dove sta. Se chiudi gli occhi vedi il drago, Dragon Ball, e senti tutto il suo potere, Dragon Ball. Quando arrivi tu non c'è più. Dragon. Basta. No, aspettate, c'è anche l'ultima parte, invece un casino. Se vuoi trovare le sfere magiche, percorri la via davanti a te. Segui il tuo sentiero. Sei un guerriero, Dragon Ball, D-R-I-G-O-N Ball. Basta. Spero che vi sia piaciuta. La serie di Dragon Ball GT è veramente bella, a differenza delle anime, se esatti, faccio i cuori per sfinimento. Il Cavaliere del Drago pure bellissima. No! Bon, direi basta, perché sennò povera Fiamma, a parte che adesso la telecamera ormai è morta, quindi prima che si spenga io vorrei augurarvi una buonanotte e ringraziare di cuore tutti quanti voi che siete venuti qua. Fiamma, sei super simpatica, ti ringrazio di essere stata qua dall'inizio alla fine, veramente.
grazie mille, veramente grazie, e grazie Duvitz per la nuova donazione, sono fiero di te, grazie mille, veramente, veramente grazie. Meriti 1 milione di like, mi sono divertita, anch'io mi sono divertito tanto, veramente. Vi ringrazio di cuore tutti quanti, siete fantastici, siete una community stupenda. Sono passate 2 ore e 40 quasi, ma per me è volato. In un lampo sarei stato qua avanti se la telecamera non fosse morta. Quindi spero di fare presto una prossima live, sicuramente ce ne saranno altre. Quindi grazie ancora ragazzi, grazie a tutti quanti. Vi auguro una buona serata, una buona notte, una buona notte. Buonanotte, 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 buonanotte. E alla prossima, ciao amici miei, ciao. Bacione, bacione, bacione.